Franco Nebbia sulla Rai Stereo 1 in modulazione di frequenza. Grazie amici della cordiale accoglienza e un saluto anche al nostro tecnico Claudio Calerio, che come ogni sera è accostato sotto al pianoforte per registrare nel modo migliore le mie note, e a Donato Rivetta, che è il nostro realizzatore. Un saluto anche a Ilde Brando, nostro barman, per i baffoni, mettendo il ghiaccio nei bicchieri, e a Luke Brando, il mio nano di soccorso, che prepara i dischi e gira le pagine. Cambio microfono. Vieni, ti porto nel mio piano bar, dove potremo sognare insieme. C'è un'atmosfera nel mio piano bar, un po' moderna e un po' fame. Suonerò per te meravigliosi son, celebri a Parigi, a Roma, a Hong Kong. Tante canzoni, due chiacchiere e un drink, vieni nel mio piano bar. Vieni nel mio piano bar. Grazie, grazie amici. E riprendiamo il nostro repertorio di musiche serali, vecchi ricordi, rimembranze, come dicono i poeti delle canzonette. Un ambiente tranquillo, molto signorile, molto delicato, molto elegante stasera. Manca il sor Pasquale, quello che mangia la pasta e broccoli col succhiaio. A Milano, ma io non so se posso raccontarvela questa storia. Sono stato in un club privé, è una cosa incredibile, ragazzi, queste cose che vanno andavano tanto di moda in America. Adesso in America pare si siano calmati, sta cominciando in Italia. Comunque ve lo dico, tanto io non sono entrato da solo, non c'era mia moglie, ma grazie a un giro di conoscenze sono riuscito a entrare in questo circolo privato senza dover fare l'esborso della tessera, che è costosissimo. E club privé vuol dire che sono dei posti dove fanno le nuove coppie, nel senso che le coppie scoppiate si riaccoppiano, è tutto. Fanno così, come un po' come giocare a tombola, ma io sono andato lì solamente ad osservare la situazione.
osservare la situazione perché ero curioso di vedere, non è male la, la storia. Ma è un locale proibito a più. Tanto perché c'è una dura selezione di soldi. E chi non c'ha 400-500 mila lire da buttare via, è inutile che proprio non lo fanno neanche passare dal buco della chiave. Neanche una guardatina, niente. Si scende giù una botola, si va giù al buio. E al buio ci sono due sale, una dove si sta così, normale, e poi un'altra sala dove stanno tutti privé dei vestiti, privati degli abiti. Sì, sì, io non so quanto si divertano, perché ho visto che gli sguardi erano abbastanza preoccupati. Sai, forse chissà, le donne immaginano di stare sulla spiaggia e si liberano facilmente degli abiti, mentre gli uomini sono molto più imbarazzati, tranne quelli che fanno di professione i belli, i fustacchioni. Ecco, io per esempio non mi sono spogliato perché immagino che la visione di, del pianista in mutande o senza sia una cosa da raccapriccio. Poi c'è la moglie del proprietario che anima le serate. A un certo punto si è presentata vestita solo di una giarrettiera di piume. E poi va in giro a dire, ah dai, muovetevi, ballate, fateci compagnia. La domenica. No, la domenica è il titolo di questa canzone, cioè non capisco la domenica. La domenica non ci si va, no, ci sono andato sabato sera. Poi c'è questo che se uno va solo deve pagare una grossa tassa di iscrizione che vale 6 mesi. E se la fai per un anno c'è uno sconto di 100.000 lire, cioè invece di 2 milioni e 4 te la fanno pagare, invece di 2 milioni e 8 te la fanno pagare 2 milioni e 3, uno sconto di 500.000, bello sconto. Invece per una serata sola si spende 250.000 lire, invece in coppia si risparmia, sì sì, molto meno. È che un locale così somiglia molto a quello che una volta era, come era chiamato, casa di piacere. Il, no, vabbè, gli antichi romani lo chiamavano il lupanare, poi dopo, ma era una cosa volgare, brutta, il lupanare, questa è una cosa raffinata, di classe. Signore che poi non sono legate da contratti, almeno in apparenza, vanno quando vogliono, quando voglia divertirsi. Poi siccome ce ne sono altre, i signori girano, vanno un po' di qua un po' di là, sono tanto maniache di se stesse perché si amano molto dal momento che sono belle, hanno bei corpi. Loro piace esibirsi e poi evidentemente sono anche maniache del sesso, credo, ma questo non è che sia un fatto riprovevole, è un fatto personale, non mi riguarda. Lucrando mi ha messo a tradimento un disco titolato Gigi e la colonna sonora del famoso film, poi parleremo ancora.
sonora di Gigi. Gigi, il vecchio film americano con Leslie Caron, ricordate? E l'applauso questa volta se l'è preso Luc Prando, perché ha scelto un disco che è piaciuto molto, per lo stereo soprattutto, perché era molto stereofonico questo film. L'orchestra di Stanley Black, che è la London Symphony Orchestra. London Symphony Orchestra, ma lo dico bene, mi pare, credo, chissà se Rezzonissima prova, come dico, London Symphony Orchestra, ma forse lui ha da ridire anche su questo. Ma Rezzonissimi fa un programma la mattina su Radio 1, un programma molto bello di canzoni nel tempo, lui è un altro esperto di canzoni. Io modestamente mi considero discretamente esperto. Questa per esempio è una canzone tratta dalla colonna sonora del film Mezzogiorno di fuoco. Il titolo della canzone è Ai Nun, come era l'originale del film, è una canzone di Tionkin, famoso colonnaro di colonne sonore. Ai suoi tempi si diceva che salvava lui i film, ma non credo che sia un'asserzione così categorica. Cioè, i film funzionavano per conto loro, poi se c'era anche una bella canzone, tutto aiutava. Così come il film funziona quando c'è un buon attore, una buona attrice, un buon regista. Ah, vi stavo parlando dei privé, questi locali che... A Milano ce ne sono molti, c'è una certa varietà, c'è anche una pizzeria, la gente va lì, si spoglia, poi mangia la pizza, e vabbè, c'è un buon riscaldamento evidentemente. Questa storia della pizza pensare a una cosa, un'operazione teatrale che aveva fatto Mémé Perlini, aveva fatto tante pizze, le aveva messe sul piancito, sul pavimento del teatro, e la gente camminava sopra le pizze. Era un teatro d'avanguardia dove drammaturgicamente non si faceva granché di speciale, però questo fatto di camminare sulle pizze era molto impressionante, la gente è molto emozionata, poi tutti con i calzoni schizzati di pomodoro. Ecco, invece questo privé, questo club privé, pizzeria privé, non so, perché non sono stato, ma hanno raccontato che la gente poi non si tira le pizze bollenti addosso, perché la pizza bollente sulla pelle nuda fa impressione. Comunque ci sono delle luci talmente basse per cui anche se uno ha uno schizzo di pomodoro su una spalla, non è che sembra che gli abbiano dato una coltellata, no? Anzi, magari chiama la vicina e dice, senti un po' se il pomodoro che ho qui sulla spalla destra. E allora la vicina si presta, assaggia, ah, è buona la tua spalla al pomodoro. È così che poi nascono delle relazioni che però sembra che durino lo spazio del mattino, come diceva, cioè lo spazio del mattino, anzi lo spazio di una sera. Così, uno va lì insieme, mangia la pizza, lecca il pomodoro sulla spalla del vicino e il rapporto finisce lì. Perché dicono, poi quando escono fuori, anche se si incontrano, non si salutano. È una specie di carboneria, una cosa... le brigate rosse della pizza. Oh, poi c'è un altro locale invece dove c'è la piscina con l'idromassaggio. La gente va lì dentro, si spoglia, fa il bagno nudo nella piscina e gli fanno intanto il massaggio, l'idromassaggio. Che... massaggio del tutto morale, non c'è niente di male a fare l'idromassaggio. Invece se capita uno solo lo mandano
nella sauna, lo chiudono dentro e basta, loro rimane lì a sudare. Però credo che dalla sauna ci sia una finestrella prospicente, la pista da ballo dove le coppie ballano insieme. E poi c'è un altro posto dove si può prendere il sole con i raggi UVA, UVA, Ultraviolet Angoscious, non so che cosa vuol dire. Ah. Poi per arricchire l'illusione di trovarsi alle Seychelles, le cose, hanno messo dei poster con dei palmizi di carta. E la gente si divertono come matti a vedere queste cose, fare. L'altra sera siamo stati lì, ci siamo scambiati le mogli. C'è un amico mio che ha una moglie baffuta e bassa che sembra una foca. E quello va sempre lì, ma senza la moglie, va con una fidanzata. Lui ha tentato qualche volta ad andarci con la moglie, ma la moglie è rimasta a fare tappezzeria tutta la sera, nessuno l'ha accostato. Invece altri amici barano, come si fa di solito, cioè frugano tra le loro conoscenze qualche ragazza molto libera, molto disponibile, e la spacciano per moglie, tanto lì nessuno dichiara il certificato di matrimonio, questo è sicuro. Tirarà, tatarà, tirà. Il piano bar di Franco Nebbia, sentite? Comunque a me è andata bene perché non ho speso molto, in quanto che giro di conoscenze, poi mi hanno proposto anche di andare a fare il piano bar lì in questo posto. Io credo che non ci andrò perché l'ho detto a me di stare nudo davanti al pianoforte. Va bene Adriana Asti nei film di Buñuel che suona il pianoforte con le tettone appoggiate sulla tastiera, ma io no, non ci starei bene. Io ci andrei a fare il pianista soltanto se Laura Antonelli accettasse di venire a fare il ruolo del violoncello. Subito a battere le mani, come nel film Il Merlo Maschio, vi ricordate? Ecco, potrei accettare solo in questo caso, ma credo che Laura Antonelli non accetti questo tipo di contratti. Ma no, ma stiamo sempre a parlare di queste cose, sembra che siamo occupati di sesso. Poi in realtà che cos'è? Come il bacio, un apostrofo rosa, eccetera, eccetera, come diceva Cyrano. Più qui tra cinema luci rosse, film hardcore. Hardcore che tradotto in italiano vuol dire core ingrato. Core ingrato, hardcore, hard ingrato, core, core. No, io sto facendo confusione. Hardcore sono i film violentemente porno. Ecco. E allora riassumiamo Johnny Dorelli che canta Silenzioso Slow. Abbassa la tua radio, per favore, vero? Abbassa la tua radio, per favore. Se vuoi sentire i battiti del mio cuore, cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentire le mie parole tanto appassionate, sono timide carezze.
passa la tua radio, per favor, perché io son geloso del mio amore. Abbassa la tua radio, per favore, perché io son geloso del mio amore. Ecco, Johnny Dorelli non è stato applaudito dal nostro pubblico perché questa invocazione di abbassare la radio era diretta più che altro ai nostri ascoltatori affinché non disturbino i vicini con la radio troppo alta. Questa è una trasmissione che, anche se è stereo, va ascoltata a volume modesto, giusto? Soprattutto non devono disturbare il vicino di letto se non è d'accordo nell'ascolto della radio. Si può ascoltare lo stereo con due auricolari, uno nell'orecchio destro e uno nel sinistro. E ci sono quelli che fanno il ministero. Il ministero dell'educazione, il ministero del lavoro. Tu discendi da un sogno, discendi da un sogno, tu divina visione. You step down from a dream, from a dream. Vecchio film con Lana Turner. Ecco, questa signora che si è avvicinata adesso ad accendere il sigaro dai De Brando somiglia a Lana Turner, ha un portamento eccezionale ed è pettinata proprio come la Turner, bionda con i capelli raccolti in alto, i ricciolini sopra, una scollatura abissale e una minigonna molto mini, ha delle gambe perfette, lunghe, sinuose. E che il sigaro non si accende e ne approfitta il De Brando per scrutare all'interno della scollatura. Quanto scruti il De Brando mio? Ecco, per fortuna che quando questa signora con la minigonna ascellare si china davanti accendone di El De Brando, ci fa vedere la perfezione delle sue gambe impeccabili. Ah, che gli ojos verdes. Ecco, io quando vedo delle gambe così mi vengono sempre in mente degli occhi verdi, chissà perché, non riesco a capire questa associazione di idee tra le gambe e gli occhi. Ah beh, forse perché molti anni fa ho conosciuto una ragazza dagli occhi verdi che aveva delle gambe bellissime. Si chiamava Loredana, così, era una che parlava così, era molto bella, peccato che era di una volgarità eccezionale. Mi diceva, avrebbe morti al cinema, parlava così, e io ce la portavo al cinema. Una volta ci hanno cacciato via dal cinema, così stavamo scomposti, perché lei era molto bella e esibizionista. E quando si sedeva mostrava tutte le gambe, e allora davanti a lei si sedevano sempre dei giovanotti e di conseguenza venivano fuori delle risse spaventose per colpa di Loredana. Bella, bella, volgare ma bella. Anzi, più che volgare era vorgare. Era di una vorgarità. Ammazza, tu sei vorgare. Allora, ammazza, bella, Loredana è bella. Ma volgare, buona, buona, una buona contribuita, una buonuna, allora da ebbe.
Io infatti cercavo di non uscire molto con lei, perché quando uscivamo insieme venivano sempre fuori così. E uno che camminava sembrava il generale dei bersaglieri, camminava così con un'aria audace, con un passo. E il passo da bersagliere. Come Lollo Brigida nel film Pane Amore e Fantasia. Pane Amore e Miseria. E poi portava sempre dei vestiti appariscenti, delle cose, dei colori vistosi. E insomma, vabbè, io accanto a lei diventavo invisibile. Facciamo piacere alla signora Gelsomina che è venuta a trovarci, gli facciamo sentire il violino Zigano. Zigano dall'aria triste e appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. E Milva l'avete riconosciuta? Suona solo per me, oh violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, oh violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via con il vento la mia passione dileguò. Suona solo per me, oh violino zigano, se pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, oh violino zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano suona, suona per me, pure se piango con te, oh violino zigano. Siamo nel piano bar di Franco Nebbia e abbiamo finito di ascoltare Milva che cantava violino zigano. Chissà se ha fatto piacere a qualche mio coetaneo che ascolta queste vecchie canzoni da casa la sera. E questa invece che vi sto suonando è Kiss. Guardate il film Niagara. Niagara, insomma, quello con Marilyn Monroe. Era un bel giallo. Ma io sì, l'ammiravo, ma non mai
Chi mi ha colpito di più al cinema invece è stata in anni recenti è stata la Jane Fonda, la quale continua ancora a colpirmi. È la mia passione, Jane Fonda non l'ho mai conosciuta di persona, questo mi dispiace. Ma lei venne a Roma anni fa a girare Barbarella, un film che era stato prodotto da De Laurentiis, che fu girato appunto a Roma, negli stabilimenti allora di De Laurentiis. E quello fu un film che veramente mi fece impressione, perché già in fondo, diretta da Roger Vadim, diventava veramente un sex symbol. Più di Marilyn. Marilyn era una donna eccezionale, senza dubbio, una donna intelligente, sensibile, però dal punto di vista fisico non è che fosse poi così straordinaria. Era molto sexy, ma di un sexy un po' più pecoreccio, l'americana brutale proprio. Il De Brando disapprova, se non è d'accordo. Il De Brando sostiene che così baciare Jane Fonda può sembrare come baciare Henry Fonda, perché somiglia tanto al padre. Eppure io non sono d'accordo, perché Jane ha tuttora, malgrado i suoi quasi 50, ha degli attributi fisici eccezionali. C'era un film 3-4 anni fa intitolato Tornando a casa, dove lei faceva la moglie di un reduce, cioè di un soldato che va in Vietnam, che si innamora di uno che è tornato mezzo paralitico sempre dal Vietnam, e tradisce il marito per amore di quest'altro reduce, dove c'erano delle scene bellissime con la Jane Fonda, che poi truccata da bambolina risultava bambolina, era eccezionale. Mica in tutti i film, poi lei non ama più fare i film sexy, il suo esplorare sexy avvenne del periodo in cui conviveva con Roger Vadim, e quello ne ha scoperte tante, è quello che ha scoperto la Bardot, e aveva scoperto anche, ma scoperto nel senso proprio più pesante della parola, Annette Stroiberg. E Annette, sì, Stroiberg mi pare si chiamasse, che però non ha avuto molto successo, poi ne ha scoperte delle altre. Era uno scopritore, ma nel senso proprio che le faceva spogliare e le faceva stare scoperte. Ormai anche lui ha ceduto al peso degli anni, credo. Taylor, quando faceva La gatta sul tetto che scotta, era ancora sexy, ma poi dopo il ciclo da Cleopatra in avanti non mi piace, mi sembrava una nana un po' ingrassata, e tuttora così, con queste bracciotte, queste tettotte così un po' prosciuttosa, un po' una porcellotta proprio. Occhi affascinanti, bocca ben disegnata, una classe nel recitare senza dubbio di altissimo livello, ma siamo lontani. Allora a questo punto, in quella zona lì di attrici, la mia preferita era Sophia Loren, che aveva questa sua nobiltà del popolo napoletano. Non so se vi ricordate quel film dove lei cantava Soldi, 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 era un film di De Sica, e lei aveva un banco con la lotteria, con il tirassegno. No, era prima di Boccaccio 70, era una cosa, ah, non mi ricordo più il titolo,
Ma quello era il film più impressionante di Sofia. Sì, poi lei aveva fatto altri film. Non so, Due notti con Cleopatra, quelle cose, quei film degli antichi romani, italiani, no? Fatti un po' così, fatti un po' in fretta, dove mostrava tutte le sue grazie, dei film dei quali facevano la doppia versione, quella per l'Italia e quella per l'estero, perché all'estero funzionavano già queste cose, cioè avrebbero funzionato anche in Italia, ma in Italia non si poteva. Queste attrici suscitavano grande curiosità allora, perché la gente si domandava se poi anche nella vita erano così ardenti come mostravano di essere al cinema. Ma questa era l'italietta provinciale, adesso ormai, dopo che siamo arrivati ai club privé, qui non c'è più religione. A me il sesso piace anche nel suo aspetto misterioso, cioè io qui dal pianoforte riesco a osservare tutte le situazioni che ci sono, dove ci sono quelle donne di classe che sanno mostrare quel poco che basta per far sognare. Le donne troppo scoperte, ma sì, certo, colpiscono lì, come, ma che vi posso dire, la cicciolina, la Ilona Staller, che va in giro nuda, francamente, sì, ma no, non mi fa nessuna impressione. Ma è proprio perché lei, ecco, se Sofia Loren, tuttora con i suoi 40 e più, andasse in giro come va in giro la Ilona Staller, allora sì, mi farebbe impressione. Ma che la Ilona Staller è mingherlina, così, poi questa biondastra così un po'. Non è che ne voglia parlare, ma è una brava ragazza, non fa niente di male. Anche quando si fa fare l'intervista in televisione con i frati, eccetera, e cerca di sedurre i frati in televisione, ma mi sembrano delle cose abbastanza peregrine. La seduzione è un'arte difficile, complicata. Infatti poi non è vero che l'accoppiata sesso e bellezza sia... Certo, è una bella donna, è una bella donna, come un bell'uomo. Parlo nei confronti di tutti e due i sessi, no? Però ci sono a volte delle persone, uomini o donne, che non sono molto belli e che pure fanno scintille. Sì, credo che sia una questione di pelle, una questione di dedizione e anche e soprattutto una questione di amore. Tante volte abbiamo visto delle coppie di innamorati brutti, bruttissimi, che si amano moltissimo. Dici, ma come fanno? E beh, si amano, basta, l'amore rende ciechi e poi probabilmente per loro i valori estetici hanno un peso minore. Sì, ride, ma... Parla bene quel signor Rivera, viene sempre qui con certe sventole, che paga però, Una è Gelsomina, che se la porta dietro lui, la nostra amica Squillo, sì. E lui è il racchietto, poi Gelsomina mi ha detto dei particolari, mi ha raccontato delle cose non molto edificanti sul suo comportamento. Pare che non sia... È soltanto un gran pagatore lui, ecco, e basta. Uno che paga molto. Vabbè, anche quella sarà una soddisfazione. Si vede che lui prova il piacere nel pagare. Ci sono. Il prando sta fermo con i giornali, che diavolo. Ecco, quando lo rimprovera, allora mi dà
subito la caramella così sto zitto. Questa canzone è intitolata Blue Orchids, Orchidee Blu, è una vecchia canzone di Carmichael. Adesso io non parlo più, amici, concludo, vi saluto perché siamo arrivati appunto alla fine di questa puntata con Smoke Gets in Your Eyes. Vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio anche Claudio Calerio, il tecnico, e il realizzatore Donato Rivetta. Amici, a risentirci prestissimo, buonanotte a tutti dal vostro amico Franco Nebbia.